quando si parla di magia, superpoteri e tutto, uno quello che percepisce sono gli effetti wow, no? Sì. Dove vedi una persona che acquisisce delle possibilità che sono sovrannaturali, diciamo, anche se non c'è niente al di sopra della natura, quindi se qualcosa è possibile è naturalmente naturale. Però uno dice wow, no? Hai raggi laser che gli escono dagli occhi, o soffia e tutto diventa ghiaccio. Quindi effetti speciali versus realtà, quindi qualcosa che accade veramente, qualcosa di oggettivo. Se io adesso facessi così, schiocco con le dita e la realtà intorno a noi cambia, dici vabbè, ma non ho fatto un cazzo, no? Nessuno si accorge di niente. Invece se faccio dico qualcosa, mi si illuminano gli occhi, faccio tang, esce un fulmine dal dito e delle onde di luce fanno cambiare tu, dici madonna che potente che è. Tuttavia nel film The Prestige, per esempio, che tu hai menzionato, è un'altra la sindrome che viene fatta presente per quanto riguarda una riflessione sulla natura umana, tra virgolette, dico umana, no? Perché è tutto da dimostrarsi. Essere umano, Homo sapiens, che è la paura di tutto ciò che tu non comprendi. Per esempio, per quanto riguarda il Prestige ha come protagonista degli illusionisti, quindi dei maghi, no? Come vengono chiamati, i magician, no? Che sono fondamentalmente degli illusionisti. Quindi c'è un trucco dietro quello che loro fanno. Sembra magia, ma in realtà c'è un trucco. Se vi ricordate, però, non è frutto della magia, ma della tecnologia, ovvero è stato interpellato Tesla. E qui evochiamo un altro grande scrittore del XX secolo, Arthur C. Clarke, no? Dal quale viene tratta quella famosa frase: se una tecnologia è sufficientemente avanzata, è indistinguibile dalla magia. Tuttavia, è talmente eclatante, talmente inspiegabile come fenomeno, dal punto di vista proprio della fisica, che uno lo potrebbe chiamare magia. Nel momento in cui io faccio qualcosa e questo qualcosa sortisce un effetto, questo implica che sta utilizzando delle possibilità che sono messe a disposizione del sistema naturale, esattamente come quando costruisco un motore a scoppio. Il funzionamento del motore a scoppio di un'automobile è coerente con le leggi della fisica e della chimica che sono a disposizione di questa realtà, esattamente come funziona il nostro corpo fisico in questo momento. Alcune di queste, diciamo così, leggi o possibilità noi le conosciamo, altre noi non le conosciamo, perché se ci illudiamo a questo punto dello sviluppo dell'umanità di conoscere l'intero funzionamento dell'universo, allora siamo più stupidi del più stupido che possiamo concepire. Noi conosciamo una minima parte di come funziona l'intera realtà. Conosciamo una minima parte delle leggi cosiddette della fisica, quindi di come sono regolate le relazioni tra oggetti in questa realtà. Esiste la magia? Possiamo dire che la magia e la tecnologia sono la stessa cosa. Sono due nomi che dai alla stessa cosa. Se vogliamo proprio distinguere perché usi uno, perché usi l'altro, dici: posso usare la parola tecnologia o scienza per descrivere fenomeni che già conosco o che in parte conosco. Poi ci sono fenomeni che noi non abbiamo ancora potuto vedere o descrivere. Vogliamo chiamare magia tutto ciò che avviene al di fuori della nostra cognizione di causa o della possibilità di razionalizzare l'oggetto che abbiamo davanti? E tecnologia tutto ciò che invece noi possiamo spiegare in qualche modo perché l'abbiamo già osservato ed è stato osservato da qualcuno, chiamiamo queste due cose in questo modo. Ecco, nel film The Prestige, a un certo punto, nella rivalità tra questi due prestigiatori, tra questi due maghi, no? Che usavano ovviamente dei trucchi, e davanti al teatro, davanti al pubblico, il pubblico era cosciente che qualunque cosa loro facessero c'era comunque un trucco dietro. Non era vera magia, ma c'era un trucco. E allora tutti a dire wow, no, fare i versi vari, eccetera, eccetera, si fanno in questi casi, però sapendo, dice, però c'è un trucco dietro. A
un certo punto uno di questi due ha interpellato Tesla, grande scienziato luminare dell'epoca, e Tesla gli ha messo a disposizione un congegno, quindi una tecnologia che duplicava i corpi, quindi che duplicava il suo corpo. Lui ha acquisito questo congegno e lo ha utilizzato per fare una dimostrazione a uno di questi proprietari di teatro. E cosa è successo? Che questo ci è rimasto e gli ha detto: guarda, non puoi farlo in questo modo, cioè non puoi portare avanti uno spettacolo in questo modo, devi comunque far credere al pubblico che ci sia un trucco, altrimenti si spaventano e scappano via tutti. Ed è un grande insegnamento, perché ti dice che l'uomo in realtà non vuole la magia vera, non vuole scoprire qualcosa di incredibilmente potente, perché ne avrebbe subito paura. Lui vuole sempre poter dubitare che questa cosa sia finta, che sia un trucco. Vuole sempre vivere nel suo dubbio, in modo tale che il suo dubbio stesso lo possa rassicurare. E questo vuol dire che qualunque movimento nella vita l'uomo faccia, e ovviamente adesso sto generalizzando, spero che ci siano delle eccezioni, è governato sempre dalla voler poter dubitare di quella cosa, poter sempre dire sì, ma tanto c'è una spiegazione, esiste la magia è, uno potrebbe dire, tutto intorno a noi, e non è una frase da cioccolatino, è ciò che fa in modo che quella sedia mantenga la sua forma, ciò che rende coerente la materia, ciò che fa funzionare il tuo corpo e lo anima con la vita. Anche la scienza stessa e la magia erano indistinguibili tra di loro. Per esempio, i grandi scienziati, i matematici, erano anche degli astrologi. E la stessa matematica era considerata un'opera magica. A un certo punto si è prodotta questa spaccatura, ma ci sarà un momento nel quale ci sarà un ricongiungimento, perché se tutto questo è già definito, è tutta scienza. Poi c'è scienza che noi conosciamo, perché è conoscenza che già abbiamo acquisito, benché piccola e incompleta, e un oceano di conoscenza che ancora noi non abbiamo l'idea neanche che esista.